E partirei proprio con un filmato, così insomma riuscite a capire qual è il termometro di questa situazione anche dal punto di vista dei nostri cittadini. Prego dalla regia. Ciao Carlo, mi trovo ad Ostia, cuore del decimo municipio, una circoscrizione con più di 230.000 abitanti e un'estensione paragonabile a quella del comune di Milano. Grandi numeri ma anche grandi criticità. Ma andiamo a chiedere ai cittadini di Ostia, secondo loro, a cosa si dovrebbe dare la priorità? Prioritariamente le buche. Le buche che infestano queste strade? Direi di sì, e che sono strettamente collegate alla sicurezza, che è una sicurezza non legata alla criminalità, ma una sicurezza proprio legata al fatto che passando sulle buche rischi di morire. Che sia la polizia e l'ordine, e il decoro, prima di tutto. E poi la sicurezza, il fattore sicurezza sulle strade, nelle case, eccetera. Vabbè, io aggiusterei le piazze che hanno rovinato tutto, che non l'hanno più curate, sia questa che quella giù in fondo a Cristoforo Colombo. Le problematiche sono quelle strutturali, chiaramente, sono problematiche soprattutto quindi le strade, le buche. Credo che intanto bisognerebbe cercare di ripristinare la legalità, ma da parte delle istituzioni, non da parte di chi lo sbandiera. Ma legalità vuol dire rispetto reciproco, non vuol dire far rispettare soltanto qualcuno che è emarginato dalla società, ma il rispetto di chi pretende che la società sia rispettosa, quindi da parte delle istituzioni prima di tutto. Vorrei vedere più piste ciclabili, più divertimenti per i bambini. Troppi pochi spazi per i giovani per riunirsi, per incontrarsi e parlare, ma servono maggiori spazi. Più piste ciclabili e più sicurezza. Beh, direi la manutenzione in generale. Ostia ha un bellissimo lungomare, il mare dei Romani, degli Idenzi. Fare manutenzione non soltanto pensando alla sicurezza, pensando a un futuro bello, a farla vivere, è una città che può essere bellissima. Abbiamo una bellissima città sul mare, riappropriamocene. Un po' più di legalità forse, adesso già stiamo un passo avanti, però non lo so. Ci sono un sacco di cose da fare, un po' più, perché effettivamente qualcosa sta facendo questa sindaca, è solo che non ci sono soldi, stai dando loro e così. Senza, come si dice, senza ranare non si cantano messe. Senza soldi non si cantano messe, se sono mangiati tutto, questa è la verità. Adesso questa c'ha pure paura a fare qualcosa, perché in mezzo ci sono quelle persone che conosciamo tutti, ecco. Carlo, è da Ostia è tutto, a te la linea. Ecco, grazie a Cesare Deserto, il nostro inviato che è andato qui al centro del nostro municipio, sul pontile di Ostia, e ha raccolto un po' di impressioni. Devo dire che la situazione non mira soltanto su un problema unico, ma su tanti problemi.